mi ha fatto capire tante cose. Ci sono dei momenti in cui è giusto gareggiare e dei momenti in cui devi capire che ci sono cose più grandi di te che non ti permetteranno mai di raggiungere la forma desiderata. Non avrei assolutamente potuto raggiungere il podio, quindi di questo ne sono consapevole. Sa che nelle gare queste cose possono succedere, a Rimini è successo, oggi è successo, anche se la cosa di oggi sicuramente mi ha fatto più male, mi ha fatto capire tante cose, tra cui ci sono dei momenti in cui è giusto gareggiare e dei momenti in cui devi capire che ci sono cose più grandi di te che non ti permetteranno mai di raggiungere la forma desiderata. E io sono contentissimo di aver migliorato la mia forma nonostante tutto, sono contentissimo di aver portato a termine il mio percorso nonostante tutto. E qui vi posso dire quello che ho attraversato in questo ultimo periodo, perché ormai i giochi sono fatti. Al di là dello stress della palestra, che comunque sia un impegno grandissimo, e ci tengo ancora una volta a ringraziare Jacopo, Valentina e Cristiana che mi hanno aiutato a riposarmi un pochino di più in questo periodo. Ho avuto una vicenda personale che ha colpito mia madre, e questo non deve essere visto assolutamente come una scusa, perché non è una scusa e non sto giustificando il mio essere andato male perché ho avuto questo. Questo sicuramente ha influito sulla condizione, ha influito sulla preparazione, mi ha dato tanti pensieri e comunque ripeto che la mia condizione, a mio avviso, era migliorata ed era da primi sei. Però, cosa che poche persone sanno e che nessuno di voi sui social sa, è che quando ho 17 anni mia madre ha avuto una serie di tumori con varie ricadute in posti, vari posti del corpo. E l'ultima settimana di aprile sono venuto a sapere che durante una visita di controllo avevano trovato un tumore al pancreas a mia mamma. Tumore al pancreas è lo stesso che ha avuto Steve Jobs ed è il più bastardo forse che uno possa avere. Ne aveva già superati altri, aveva già fatto la chemio. E da che doveva essere un tumore al pancreas, un'operazione che comunque aveva ottime possibilità di successo, è venuto fuori poco prima degli italiani che il tumore al pancreas in realtà era un tumore al pancreas, al fegato e alla milza, che quindi oltre al pancreas andava asportato un terzo di fegato e completamente anche la milza. E io non so chi guarda questo canale, qualcuno probabilmente avrà vissuto quello che ho vissuto io, qualcuno magari non ha mai avuto la mamma, qualcuno non ce l'ha più, qualcuno non lo so, però quello che mi sento di dire è che la mamma è la mamma. E mia mamma in particolare è stata l'unica persona da quando sono piccolo che mi ha sempre appoggiato in questo percorso che ho fatto. Quindi, se pensate che sia stato facile portare a termine questo percorso sapendo queste cose, mia madre si opererà il 2 di luglio. Vi assicuro che non è stato facile per niente. E l'ho portato a termine sperando di ottenere un buon risultato per darle una soddisfazione e non ce l'ho fatta. Quindi mi sono messo un po' in discussione anche dal punto di vista personale il fatto di fare tutti questi sacrifici per poi essere giudicato da una persona esterna che non sa niente di te, dei tuoi percorsi. Non mi interessa.
quello che mi interessa è essere riuscito a portare a termine questo percorso. E ripeto, questa cosa qui non vuole essere una giustificazione, non vuole essere una scusa, assolutamente. Solamente forse mi sarei dovuto fermare, ma a questo non c'è problema, perché vi posso garantire che la cosa più bella di questo sport, ma forse più che di questo sport, anche del mio atteggiamento, del mio modo di essere, è che dalle vittorie non si impara mai niente, dalle sconfitte e da questi momenti si impara tantissimo. E ho imparato più in questi ultimi 4 mesi di preparazione, dal dover partire e fare le cose di corsa, affrontare una serie di problemi che avrebbero dovuto farmi capire: Simone, guarda, quest'anno forse non è l'anno in cui devi gareggiare. E l'ho voluto fare lo stesso. E ho avuto la delusione più grossa della mia carriera, perché è stata la prima volta che non sono rientrato nei primi. Quindi ho sempre fatto podi su podi su podi. Quinto al mondiale l'anno scorso e quest'anno non sono riuscito a rientrare nei primi 6. Sapevo che sarebbe stato difficile, non sono d'accordo col verdetto, però ti metti in discussione un po' tutto. Ho imparato veramente, perdere ti rende più forte e questo è indiscutibile. Sono già con la testa proiettato sugli impegni futuri, mi prenderò sicuramente un periodo in cui voglio assolutamente stravolgere il mio corpo. Ci potrà volere un anno, ce ne potranno volere 2, non lo so. Non ho nemmeno sgarrato ieri dopo la gara, perché non mi sarei gustato lo sgarro, non mi interessava, non avevo niente da festeggiare, non mi serviva la gratificazione del cibo. E voglio migliorare nei miei punti carenti, ci vorrà il tempo che ci vorrà, questa è la mia vita, quindi è una nuova sfida su cui mi proietto e spero di non avermi annoiato con la mia situazione personale. Non voleva essere una giustificazione, però visto che in tanti mi avete scritto privatamente: dai che vinci, dai che andrai bene. In realtà, ragazzi, uno può avere tutti i titoli che vuole. Cioè, quanti grandi campioni nel mondo di bodybuilding e non si sono trovati a perdere i loro titoli? Vi parlo anche di pugili, con persone anche di livello molto inferiore. Non si può mai sapere come vanno le preparazioni, cosa una persona vive nel personale. Non è tutto così semplice, così scontato, quindi questa qui è una cosa che deve essere capita da tutti. L'unica cosa che non deve mai cambiare è la nostra mentalità e come reagiamo di fronte ai problemi, perché abbassare la testa, piangersi addosso ed abbattersi è la cosa più facile che uno possa fare. Se non lo si fa, vi garantisco che si imparano veramente tante cose. E adesso ci godiamo quest'ultimo giorno qui a Liv, sperando di passare una bella giornata tutti e quattro insieme, compreso il nostro regista che è diventato pazzo ieri per starci dietro a tutti. E presto farà un video dove risponderà a tutte le vostre domande, perché è giusto che vi facciate 2 risate su tutto quello che accade dietro le quinte. E niente, ragazzi, un abbraccio a tutti, spero di non avervi deluso, anche se io personalmente lo sono veramente tanto.